Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Le elezioni si avvicinano, domenica 12 giugno si voterà, oltre per il referendum, anche per le amministrative in alcuni comuni. Uno dei comuni è Bairo e oggi abbiamo qui come ospite il candidato sindaco della lista per Bairo, Claudio Succio, benvenuto. Grazie a voi di questa opportunità per poter così presentare ai miei concittadini quelli che sono poi i programmi che abbiamo presentato ieri sera, sei candidati diciamo ad amministratori, quindi al consigliere comunale, e il programma elettorale. Un programma elettorale che non è che diciamo prevede grandi opere, ma si basa principalmente su quelli che sono i principi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, diciamo su alcuni edifici dove ci impegneremo a portare, diciamo, a migliorare determinati edifici, tipo il Palazzo Giannassi e Gioda, e poi andremo a migliorare il Palazzo Comunale, e poi abbiamo come obiettivo la Torre Rossa e il campanile, diciamo, di proprietà comunale. Questi sono un po' gli obiettivi principali sulle opere pubbliche. E questo è un po' racchiuso anche nel nome della lista, che è per Bairo, preservare per crescere. Sì, diciamo preservare, che vuol dire proprio preservare il territorio, preservare diciamo non soltanto il territorio, ma in particolarmente anche gli abitanti, diciamo l'ambiente in particolar modo, perché anche questa settimana scorsa a riguardo all'ambiente siamo stati premiati, diciamo, a Firenze tra i 49 comuni d'Italia come plastic free, cioè liberi dalla plastica. Abbiamo aderito a un progetto di plastic free e siamo stati premiati, dove diciamo si è recato il nostro assessore Olivetto Delia a Firenze per essere così insigniti come comune di questo premio importante, che per noi la salvaguardia del territorio e per poter mantenere la, diciamo, incontaminata la nostra natura, i nostri paesaggi, è una cosa sicuramente importante per la percezione di tutti quel turismo sociale che approda sui nostri territori. Che, come è scritto anche nel programma, valorizzare il territorio per salvaguardare l'ambiente. Sì, proprio per noi la percezione, diciamo, dei nostri paesaggi, ancora tutti coltivati, diciamo, ai fini agricoli, sono importanti. Difatti uno degli impegni da parte del comune è quello di preservare anche quelli che sono tutti i fossi irrigui, i fossi andatori e colatori delle nostre campagne, per poter far sì che siano sempre oggetto di grandi passeggiate, sia a piedi, e in bicicletta e a cavallo. Perché Bairo penso che sarà soprannominato la capitale del cavallo del Canavese, perché abbiamo 803 abitanti ma soggiornano 600 cavalli. Questo è sicuramente un indotto importante che deve essere salvaguardato sul nostro territorio. Certamente. Unica lista candidata in questa tornata elettorale, come la stai vivendo? Ma sicuramente da un lato ci lusinga, lusinga sia me che tutta la squadra, e la squadra peraltro diciamo, abbiamo mantenuto, diciamo, tutti i componenti, diciamo, del vecchio consiglio comunale, a parte due usciti per ragioni, per motivi familiari, che non hanno più voluto continuare, e abbiamo fatto, diciamo, tre innesti giovani, due, una ragazza di 20 anni, Maccolo Michela, una ragazza di 23 anni, Fontana Sara, e un signore, Bassea Gianfranco. Questi tre innesti si sono subito inseriti e sono sicuramente, diciamo, hanno gli stimoli per poter continuare il progetto Preservare per Crescere, che è sicuramente stimolante per tutti. Ieri sera mi ha fatto piacere così poter presentare alla popolazione e al, diciamo, sia il programma che i candidati al prossimo Consiglio Comunale. Per quanto riguarda il discorso di essere lista unica, sicuramente da una parte mi lusinga, ma dall'altra mi preoccupa, ma non tanto, non soltanto per l'esito elettorale, ma mi preoccupa anche per la gestione del bene comune,
perché non vorrei mai che fossero troppe a volte i sogni e le richieste da parte dei miei collaboratori, da parte degli amministratori, dei consiglieri e dei vari assessorati, per poter raggiungere sempre però uno scopo, che è quello del preservare per crescere, quindi che non ci siano troppi sogni epindalici da parte di nessuno. Quindi se ci fosse stato diciamo, una minoranza a controllare diciamo, l'attività, la cosa era, c'erano maggiori garanzie da parte di tutti. E oggi quello che non dico che mi preoccupa, ma sono un po' un minimo di preoccupazione, c'è, è diciamo, l'affluenza al voto. L'affluenza al voto, io spero che i miei concittadini, che sia stato visto come un premio da parte dell'amministrazione degli scorsi 5 anni, e che quindi i miei concittadini vengano a votare. Sicuramente, se avrò il risultato che spero, un bel risultato che arrivi almeno al 60-65%, il nostro impegno sarà sicuramente massimo da parte di tutti, perché ho sempre detto che l'esempio è la miglior forma di insegnamento, pertanto saremo pronti per poter sorridere al nostro territorio, in particolar modo a Bairo, e anche guardando non soltanto a Bairo, ma parlandoci con i comuni limitrofi, in particolar modo ai territori, diciamo, a tutto il territorio canavesano. Questa è una cosa importante, perché l'ho sempre detto, che da soli non si va da nessuna parte. Ci tengo che Bairo sia così un po' diciamo protagonista, come nei piccoli, nei progetti dei comuni limitrofi, perché insieme si può così far vedere, dare una visibilità ad un territorio più completo, come su altri progetti è già stato fatto negli scorsi 5 anni. Certo, parlando dell'affluenza alle urne, quindi del raggiungimento del quorum, a parte la vostra passione per Bairo, il vostro amore e la voglia di amministrare, di far crescere, preservare e far crescere Bairo, c'è anche il discorso che a nessuno piace lasciare il paese che si ama in mano a un commissariamento. Sì, diciamo, sicuramente abbiamo avuto degli ottimi, diciamo, dei risultati che ci hanno lusingato in questi 5 anni. Il commissariamento sicuramente non sarebbe una cosa che diciamo che vuole i miei concittadini. Ieri sera c'è stato sicuramente una presenza attiva a quella che è stata l'interessamento a quelli che saranno i futuri 5 anni. Sicuramente dovesse però succedere, diciamo, mio malgrado, saremo, diciamo, pronti a chiederci anche un perché poteva succedere. Certo. A me è spiaciuto che non si è costituita comunque un'altra lista per poter avere un confronto, perché come dico sempre, in democrazia il confronto aiuta a crescere e aiuta più che tutto a costruire. Questo sarebbe stata una cosa molto importante. Senza dubbio. Oltretutto, nei vostri 5 anni di mandato, quello appena concluso, avete realizzato completamente quello che era il programma. Sì, siamo riusciti, diciamo, noi non abbiamo fatto neanche né 5 anni fa né oggi, non abbiamo fatto grosse promesse, ma su tutti gli argomenti che abbiamo voluto citare, che abbiamo, diciamo, messo nel programma elettorale 5 anni fa, diciamo, siamo riusciti a mantenerlo, ed è stata una cosa importante. In ordine, quello che ci siamo occupati principalmente è stato della messa in sicurezza del territorio. Abbiamo, diciamo, portato avanti un progetto che dovrà ancora essere realizzato, della messa in sicurezza di una parte bassa del paese, nelle zone verso Castellamonte, che era sempre inondata, nella zona del Rio Lacco, in strada Roncaise, verrà costruito un canale scolmatore lungo la Pedemontana, perché a seguito della costruzione di 40 anni fa della Pedemontana si sono diciamo, trovate delle situazioni di deflussi delle acque che hanno recato dei gravi danni tutta ad una zona ancora a tutt'oggi abitata. Quindi verrà fatto un canale scolmatore, che sicuramente sarà un'opera importante per il nostro territorio.
abbiamo fatto la sostituzione a LED, il relamping di tutta l'illuminazione pubblica di proprietà comunale, quindi con un abbassamento dei costi di illuminazione pubblica, che è stato sicuramente un progetto importante di interesse. Abbiamo fatto la manutenzione sempre sulla parte sul nostro territorio del Rio Lacco, su tutta la sistemazione dei ponticelli esistenti sulle strade comunali, che erano opere importanti sul nostro territorio per facilitare il deflusso delle acque meteoriche e superficiali di raccolta sul bacino imbrifero del Rio Lacco. Successivamente abbiamo sempre fatto monitoraggio e asfaltature di strade comunali, diciamo, del concentrico e delle strade, diciamo, esistenti già asfaltate negli anni, che erano state asfaltate negli anni delle precedenti amministrazioni. Sono state tutte opere importanti per il nostro territorio e poi abbiamo adesso in essere la costruzione, la manutenzione straordinaria di 3 attraversamenti pedonali e l'ammodernamento della carreggiata della SP41 dal confine del comune di Torre fino al confine del comune di Aglie. Un intervento di circa 200.000 euro che ci permette di fare l'adeguamento della pista ciclabile attualmente, che reca un po', diciamo, delle strettoie alla viabilità esistente, con la costruzione di un ammodernamento della strada. Questi interventi sono interventi che, diciamo, necessari per poter garantire, diciamo, i flussi veicolari giornalieri. Nel programma attuale c'è anche una parte di attenzione ai giovani e alla politica sociale. Sì, l'attenzione ai giovani l'abbiamo proprio voluta inserendo 2 persone giovani, studenti, e una in economia e commercio, Maccolo Michela, è un giovane e una ragazza studente in veterinaria. Queste 2 ragazze saranno, diciamo, il punto di forza per quanto riguarda l'approccio ai giovani, perché una cosa importante, e innanzitutto sono contento per loro, perché per loro, per l'interessamento al bene comune, si sentono molto motivate e responsabili, e voglio che attraverso le loro generazioni avvicinino a Bairro i giovani per quanto riguarda l'interessamento al bene comune. Perché questo? Perché io vedo che c'è sempre meno oggi sui nostri territori, ma è un problema generalizzato, che la gente si interessa solo più delle proprie faccende di casa e poi pensa al proprio benessere e non pensa che ci esiste anche il bene comune. Si parla di bene comune solo quando dobbiamo andare in ospedale, quando abbiamo bisogno di una visita medica, e che andiamo a criticare se c'è lunghe code e lunghi problemi. Ma tutto questo si migliora se da parte di tutti ci impegniamo per poter occuparci del bene comune. Il bene comune è tutto quello che ci circonda, e questo è importante per poter valorizzare la quotidianità di ognuno di noi. E questo è il significato del coinvolgere tutti, tutti, che è un'altra, sì, frase che ho detto. Difatti, coinvolgere tutti vuol dire, lo dico, che è importante che in piazza e, diciamo, nella sala delle decisioni ci sia la popolazione di Bairro, ma non che vengano solo con dei problemi, ma che vengano anche con delle risposte, perché è importante che ci diamo delle risposte e insieme costruirle, queste risposte, attraverso affrontando i problemi. Ma se c'è sicuramente il coinvolgimento della popolazione, le soluzioni ai problemi saranno sicuramente più facili. Questi sono un po' gli obiettivi dell'amministrazione 2022-2027 di preservare per crescere. Un appello ai cittadini, qualcosa che vuoi dire ai bairesi? Ma io penso che i miei concittadini, oggi voglio dirgli, non faccio una promessa particolare su nulla, ma gli dico che la quotidianità e più che tutto la qualità della vita sarà, da parte nostra, l'impegno della lista di garantirla a tutti,
diciamo, per il bene comune. E vi invito a tutti di andare a votare, addirittura di andare a votare domenica mattina, così già a mezzogiorno potrò essere sereno e tranquillo per affrontare un pomeriggio in tranquillità, senza avere il patema d'animo di dire chissà se arriverò al quorum del 40% oppure non ci arriviamo. Sicuramente spero che il mio appello sia ascoltato, ma oltre che essere ascoltato, che sia così, diciamo, visto nell'interesse per tutti, per tutta la comunità, perché Bairo, come dico sempre, essendo un bairese doc dalla nascita, ci conosciamo tutti e sappiamo come ragioniamo, pertanto non servono tanto le parole, ma sappiamo tutti che veniamo misurati nella storia del nostro paese, quindi ognuno di noi sappiamo che siamo stati, diciamo, valutati non dal programma elettorale ma dalla nostra storia. La nostra storia ci insegna che dobbiamo impegnarci ad andare a votare per poter mandare avanti le problematiche insieme e, in gergo si dice, lavarci i panni in casa nostra senza che venga sicuramente il commissariamento del comune, cosa che era già successa negli anni 85-90 ed è sicuramente, non è una cosa che porta dei benefici al paese. Grazie Claudio. Quindi domenica 12 giugno, possibilmente al mattino, tutti a votare.